I love you. I love you, Mastery. Where you come from? I come from Cittadella. Oh, wonderful. Come state? Siete adorabili, grazie, grazie di volermi così bene, così a scatola chiusa. No, a scatola chiusa. Direi che ti conosciamo da anni e dimostri sempre tutte le tue qualità, oltre al tuo, veramente, il tuo modo di essere che è meraviglioso e molto umano. Vuoi e non dire è una che cosa sono da vecchio. Poco. No, no, è un grandissimo merito quello. Sapete di... Sapete che abitiamo vicini? Purtroppo quando arrivo io a casa esce lei, quando esco io torna lei e non ci siamo mai incontrati. È vero, che peccato. Solo in pizzeria, vabbè, c'è tempo. Vi lascio siamo adesso ragazzi. Iacchetti! Grazie, thank you very much! Thank you! People! È meraviglioso vedere tutti questi giovani, soprattutto sul palco, che fanno della musica nuova, che è ora di finirla, basta con questi cantanti, dai, che hanno troppa salute, hanno 120 anni e sono ancora lì che cantano, dai. È vero o no? Ma per carità, basta pupo, basta. Sì, ho t'ho sentito. Canta anche Filiberto. Ma dove siamo andati a finire? I ragazzi qui sì che cantano bene. Quanto hai pagato quei posti lì? Eh? Ciao, occhio che si passa giù, eh? Filiberto canta, dice che da quando fuma la sigaretta elettronica fa più sesso. Io mi chiedo, ma sarà capace di usarla? Avrà capito come si usa? Ma vada via i ciap, dicono a Milano. Ho bisogno di uno di voi. Porca miseria. Chi? Non potete passare da lì. Fa niente. Allora, attenzione. Attenzione. Tu hai l'orologio? No. Allora vengo di qua. Chi ha l'orologio? Lei con la canottiera ha l'orologio? Ah, me lo sta dando? No, lo tenga, tanto non c'è esso, l'ho già visto, è un tarocco. È un Rolex, Frolex, Brolex. Che ore sono? 22 e 55. E 56? 53, 3, vabbè. 22 e 53. Lei, signora, ha qualcosa che fa rumore in casa? Tipo una cristalleria. Quando passa un quarto d'ora da questo momento, quindi sono le 22:54, tra un quarto d'ora che ore sono? Signora, dai, le 23:09, gliel'ha detta quella del balcone di fianco, pensa a te. Alle 23:09 lei mi faccia un segno spaccando una vetrina della sua. Cristanto se abita lì vuol dire che di soldi ce n'ha, scusi. Thank you very much! Non è vero, è mia cugina. Allora, questa sera sentirete musica d'avanguardia. Io ho solo un quarto d'ora, la signora è testimone. Alle 09 mi avvisa e faccio il bis, però in questo quarto d'ora cerchiamo di fare più canzoni possibili, perché è inutile fare una canzone bella e poi farne due brutte che durano 5 minuti l'una e vi rompo le balle. Allora io ne faccio 5, ma tutte di un minuto l'una, più un minuto di titolo, va bene? Ok. Ciao. Sagomacce, che ore sono, signora? Come? Mi faccia così, tiri fuori un seno quando è ora. La prima canzone che dedico a questa meravigliosa città.
Vabbè, l'ho detto anche ieri sera in un altro posto, non hanno fatto così. Ho detto, la prima canzone che dedicano a Mestre, dedico a Mestre questa meravigliosa canzone, che dura 35 secondi. Molti sono scettici. Sono scettici perché pensano che in 35 secondi non si possa fare una canzone. Invece il vostro Enzino ha trovato il sistema. Dormite voi? Ah, dormite. Le ragazze fanno anche... sono messi al buio apposta, hai capito? Allora, la prima canzone si intitola Mio nonno ha un occhio solo ma ci vede il doppio di me. Per esempio, se lo guardo io gliene vedo due, se mi guarda lui me ne vede uno. O il contrario, contrario. Attenzione, se vi piace questa, il concerto è sicuramente un successo. La canzone incomincia qua e prima o poi arriverà a metà. Inevitabilmente, inesorabilmente, a un certo punto la canzone finirà. In questo caso è finita già. Mestre in delirio! Posso farvi una foto? Cacchio, mia mamma non ci crede. Aspetta. Mestre in delirio, pronti? Allora recuperiamo il minuto. Mestre in delirio, mestre in delirio! No, perché magari pensa che c'è un altro cantante e non ci crede mai. Ragazzi, mi avete dato una soddisfazione. Recuperiamo in un altro modo. Allora, voi prima avete sentito una canzone che non è che diceva delle grandi cose, insomma, diceva la canzone comincia qua, arriva a metà, poi finirà. È una cosa logica, no? Si può fare una canzone d'amore di 35 secondi con tutta la storia d'amore che nasce, si sviluppa e poi finisce? Sì! Il vostro Enzino è in grado. Allora vi faccio ascoltare. I titoli sono un po' lunghi perché le canzoni sono corte. Portate pazienza, sto facendo degli esperimenti. Questa canzone si intitola Sean Connery dice che le donne bisogna picchiarle, ma non capisco perché se lo fa lui si innamorano, se lo faccio io mi denunciano. Guardo il mare, vedo te, guardo il sole, vedo te, guardo la luna e vedo te, guardo la piazza e vedo te, guardo la signora e vedo te, guardo una casa e vedo te, per l'amor di tutti i santi, ti vuoi toglier da davanti. Vedi, battono le mani tutti, anche coloro ai quali la canzone non è piaciuta perché dicono io sono contento che è finita.